Ciao ragazze e ciao ragazze, benvenute nel nostro secondo canale. Questo è il nostro secondo canale di cucina in cui parliamo di dieta. Se volete potete seguirmi anche sul mio canale YouTube, in cui carico comunque vlog, cose della mia vita, mie passioni. E il mio canale YouTube si chiama Nancy, invece questo è il nostro secondo canale, vabbè. Oggi voglio parlarvi delle mie merende preferite. Vi ricordate, tempo fa ho fatto il video sulle mie colazioni preferite, vi è piaciuto un sacco e mi avete richiesto anche le mie merende preferite. Quindi oggi voglio parlarvi di questo. Prima della palestra io faccio sempre merenda. La merenda è molto importante perché così arrivate, avete l'energia giusta per fare insomma esercizi in palestra e poi non arrivate con una fame spaventosa a cena. Quindi come la colazione non saltate nemmeno la merenda. Mi tengo d'occhio. Ok, allora, prima di tutto io come merenda sto adorando la mug cake al cioccolato. Avete visto la nostra ricetta? La mug cake è ottima come merenda perché praticamente, specialmente ora che è inverno e magari lo yogurt greco è un po' freddo e rincresce insomma mangiarlo, anche se io lo mangio ancora lo yogurt greco, potete fare in alternativa la mug cake, che è praticamente a base di yogurt greco, albumi, tutte sostanze proteiche che vi danno le giuste proteine e con zero grassi, quindi ottima come merenda. Quella al cioccolato ovviamente è la mia preferita perché adoro il cioccolato. Poi quindi, come vi dicevo, anche lo yogurt greco è ottimo come merenda perché è sempre super proteico e non ha grassi. Nello yogurt greco aggiungo, nello yogurt greco io aggiungo queste, scusate la confezione schifosa, sono aperte, sono delle fette biscottate senza olio di palma che ho comprato al Discount. In alternativa potete comprare anche quelle della Mulino Bianco integrale, che pure sono ottime perché sono senza olio di palma. Se però siete delle golose come me e magari volete proprio dei biscotti all'interno dello yogurt, vi consiglio questi, che sono dei biscotti integrali senza olio di palma, quindi controllate magari. Se non volete proprio le fette biscottate, ogni tanto potete mangiare anche dentro lo yogurt i biscotti integrali senza olio di palma e senza zucchero. Come yogurt greco sto adorando questo, che è uno yogurt che ho comprato al Discount Lidl. Avete visto i nostri acquisti al Discount Lidl? È veramente ottimo perché ha una dose maggiore di proteine rispetto allo yogurt greco classico e ha meno carboidrati e zero grassi, quindi ottimo. E poi ha un sapore molto più cremoso e meno acido dello yogurt greco. Allora, io lo adoro. Ovviamente, oltre alla mug cake, una nostra ricetta come merenda, vi consiglio un'altra nostra ricetta come merenda, cioè i pancake. I pancake sono veramente ottimi, cioè sono buonissime ragazze. Magari ci potete mettere sopra un po' di frutta, un po' di cioccolato per renderli ancora più appetitosi, oppure un po' di frutta secca. La frutta secca pure è ottima come merenda. Io sinceramente non mangio solo frutta secca perché altrimenti mi verrebbe fame. Comunque l'accompagno sempre, ad esempio la posso mettere nello yogurt oppure sopra i pancakes. È veramente ottima perché sono una fonte di grassi buoni, quindi che non fanno ingrassare. Ad esempio queste sono della Lidl e sono tutta frutta secca mista. Io adoro le mandorle e le noci, quelle sono ottime perché hanno un po' meno grassi rispetto alla frutta secca tipo anacardi, mi adorate anacardi e via dicendo, quindi noci e mandorle sono ottime. E infine, se siete amanti delle merende salate, ottimo anche come merenda salata, ad esempio una fetta biscottata integrale con avocado sopra spalmato, oppure prosciutto crudo senza grasso, oppure bresaola, oppure feta di tacchino, accompagnate magari o dalle gallette di farro di mais, oppure sempre da frutta secca. Ad esempio una merenda ottima che sto facendo ultimamente è bresaola e noci, proprio super proteica e via, pronti con energia per la palestra. Ed ecco qui, vi ho detto tutte le mie merende preferite. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettetemi un like, così prossimamente farò un altro video in cui ci sono io e qui vi parlo un po' delle mie abitudini alimentari. Ditemi qua sotto quali sono le vostre merende preferite, se anche voi fate merenda con queste cose che vi ho mostrato. E se volete altri video con me, ditemelo, fatemi qualche richiesta di un altro video sempre sulle diete e io vi accontenterò. E mi raccomando, seguitemi anche sul mio canale, Nancy si chiama. Grazie mille ragazze, vi adoro. Ciao.